Prova microfono, prova microfono, provando il microfono. Allora, aspettiamo che parta l'immaginetta e poi diamo subito inizio al presente video. Eccolo qua che sta partendo. Aspettate. Ok. Prova microfono, provando il microfono. Allora, aspettiamo che parta l'immaginetta. Ok. Si sente bene. Allora, abbiate pazienza perché mi sembra Ah, così va meglio. Allora, salve cari amici, quindi eccoci nuovamente giunti, appunto, come già detto, a questo nuovo appuntamento. E chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Eccolo qua, abbiate pazienza. Ok, allora di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare, come dire, di un argomento che abbiamo già trattato. Se io vado qui nel mio canale, vediamo se io scrivo storia, che cosa succede. Allora, vediamo cosa mi dà. Eccolo qua. No, no, questo è quello che sto facendo adesso. E beh, certo che, come diciamo a Roma, sono un fenomeno. Un fenomeno sono, ma che fenomeno? Allora, eccolo qua. Ok. Allora, io tempo fa, per la grazia di Dio, ho fatto questo video qua. Ok, rapimento pre-tribolazione assente nella storia, punto di domanda. Ok, e va bene, questo è un video che ho dedicato a qualcuno, insomma. Qui trovate il titolo, quello che era, lo trovate oggi, quello che è stato ieri, resta oggi. Ma al di là di chi è stato indirizzato a suo tempo questo video, non ha importanza, il video che sto facendo adesso è indirizzato a chiunque sia interessato di conoscere la verità, perché questo è il punto, conoscere la verità. Allora, se tu vuoi conoscere la verità delle cose, devi essere onesto con te stesso. Allora, soprattutto devi essere una persona di verità. Allora, in questo video io ho trattato delle argomentazioni, appunto, già presentate ormai, sono tantissimi anni, nel nostro sito, no? Se tu vai in cassa. Come la casa celeste, .org. Eccolo qua. Questo è il nostro sito. I nostri iscritti, clicchi qua. Ok, qui hai, diciamo, sono gli unici due iscritti che io ho fatto. Allora, io mono. Clicchi su questo, te lo apri qua a fianco, rapimento della Chiesa nella storia, apologia. Ok, parolone apologia, io non sono apologeta e non mi posso dedicare all'apologetica, ovvero tutti difendiamo la fede certamente, ma essere un apologeta, cioè è tutto un altro mondo, sono doni molto particolari che pochi hanno. E studio con degli apologeti a livello internazionale formidabili e proprio per questo vi posso dire che non ho la minima intenzione di buttarmi in quel mondo perché mi farebbero polpetta. Però, anche se uno non è apologeta, nel proprio piccolo, senza fare apologetico, ovvero senza fare dibattiti, tranne laddove proprio sei costretto, che non ti puoi tirare indietro, tipo dopo 50 video che gli ho dedicato a un Mauro Beglino, se mi chiamasse in causa, lì non potrei dirgli di no, ma proprio perché sei costretto, allora vai, ma se no lascia stare, non ti mettere a intraprendere strade che Dio non ti ha chiamato. E quindi Dio non mi ha chiamato a fare dibattiti e quant'altro. Quindi semplicemente faccio
tra virgolette, dell'apologetica nel mio canale, presento i fatti e poi ciascuno ne trarrà le proprie conclusioni. Ora, prima che inizio, voglio andare al sodo, prima che inizio a far scorrere questo scritto che c'è, diciamo, tratta più argomenti, oltre che quello appunto del titolo, vorrei continuare a rappresentare gli insegnamenti che questo canale si contraddistingue, ovvero come usare la ratio. Che cos'è la ratio? Il raziocinio, il buon senso, l'intendimento, l'intelligenza. Perché purtroppo nella nostra società, questo vale sia dentro il cristianesimo che fuori del cristianesimo, purtroppo manca molto la ratio. Per carità, tutti dobbiamo imparare, anche io che parlo ho ancora molto da imparare, però vedo delle persone che veramente stanno completamente, non so da quale pianeta veramente sono caduti. Vi faccio alcuni esempi molto pratici, no? E per far questo voglio prendere in prestito la figura dell'ateo, no? Gli atei, quando vengono confutati, no, dai nostri fratelli, tra i quali gli apologeti, o come si dica, una domanda che gli fanno sempre questi cari fratelli è: tu dici che Dio non c'è. Ok, allora, però, per dire che il Dio non c'è, significa che tu hai verificato, hai controllato che Dio non c'è. Ovvero, ti faccio l'esempio banale, tu entri dentro una stanza, cerchi questo qua, questo è un evidenziatore, cerchi questo evidenziatore dentro la stanza. Dopo che tu hai messo sotto sopra la stanza, puoi dire che questo evidenziatore non esiste, perché hai controllato. Quindi dentro la stanza l'evidenziatore non c'è. Quindi, per quanto riguarda la figura di Dio, prima di dire che Dio non c'è, tu devi aver controllato ovunque che non c'è. Ora, la domanda del milione: tu, solo per quanto riguarda il pianeta Terra, hai controllato ogni punto del pianeta Terra per vedere se Dio c'è o non c'è? La classica risposta che loro ti danno è: no, ma perché se c'era si sarebbe fatto vedere. Ok, però qui stai questionando adesso il carattere di Dio, e quello che si sta questionando non è il carattere, ma l'esistenza. Cerchiamo di non mischiare le cose, ok? Quindi, prima di dire che una cosa non esiste, tu devi aver controllato tutto quanto. Per quanto riguarda Dio, devi aver controllato tutto l'universo. Ora, qualsiasi ateo non è in grado di dimostrare che ha controllato tutto l'universo e quindi Dio non c'è. E si parte con questo esempio, per poi io prendo questo esempio in prestito che mi è stato insegnato e lo porto al, diciamo, l'oggetto che stiamo trattando. Il movimento post-tribolazionista, io parlo come gente che ormai sta avanti, quindi chi non ha tutte queste conoscenze farà fatica a seguire. Quindi il movimento post-tribolazionista dice che nella storia del cristianesimo non è mai esistita la dottrina pre-tribolazionista, e che questa nasce nei nostri giorni, ovvero circa 5 secoli fa, con un certo gesuita, dottor teologo Lacunza, oppure un certo Darby, poi verrà appunto questo Darby, poi verrà un certo John Dall, e Margaret, Margaret non so che cosa, e così via discorrendo. Ma che prima di questi, precedentemente a questi 5 secoli fa, non troviamo assolutamente nulla nella letteratura, nella storia del cristianesimo, ok? Allora io a questo punto anche a loro faccio la famosa domanda del milione. Una persona, per poter fare un'affermazione del genere, deve aver fatto determinati studi,
perlomeno ti devi aver studiato l'epoca patristica, perlomeno l'epoca patristica, che va dal 100 al 450-451. E ti devi aver letto tutti quanti i libri che sono stati scritti in quell'epoca là, che sono migliaia. Ma non solo quello, devi aver letto tutti quanti i libri che sono stati scritti dal 451 fino al 1400-1500. Allora, se tu hai letto tutto quanto, allora puoi dire, no, effettivamente non c'è traccia del rapimento pretribolazionista nella storia. Se tu non hai fatto questo e semplicemente ti metti a ripetere a pappagallo quello che ha detto qualcun altro, cioè che sarebbe stato un certo Lacunza, un certo Darwin, una certa Margaret, un certo John Dall e così via discorrendo, tu non fai altro che fare il copia e incolla di quello che fanno gli altri. Molto semplice. Ora, siccome è proprio quello che si concretizza, che le persone non studiano, le persone non indagano, le persone non si informano, fanno i copia e incolla. Impara questo, e lo dico con rispetto, impara, che quando tu vieni accusato di qualche cosa, normalmente, quando questi sono empi, è perché loro lo fanno. Loro mi accusano a me, in particolare a me, Alessio Evangelisti, ma a molti altri, di copiare gli altri, per quanto riguarda le tematiche del rapimento della Chiesa. Loro accusano me e tutti noi perché in verità chi copia sono loro. Loro mi accusano a me, no, perché quello che tu dici lo dicono anche gli altri. Io rispondo. Quando io leggo la Trinità nella parola di Dio, e mi metto a insegnare la Trinità in virtù di quello che leggo la parola di Dio, gli altri, pur non essendoci mai accordati, conosciuti, predicheranno le stesse cose. Io, per la grazia di Dio, ho ricevuto rivelazioni nello studio della lettura per quanto riguarda il rapimento della Chiesa, che io ancora devo sentire un pastore, e ne ho sentiti di pastori. E che pastori, e che apologeti, e che dottori, ma che questi nei loro insegnamenti, quello che io ho detto, per esempio, come io presento una delle tante spiegazioni che do di Tessalonicesi, di Seconda Tessalonicesi, che appunto questo sì, prima che si manifesti quel giorno deve comparire l'empio, l'uomo del peccato, eccetera eccetera, ancora devo sentire qualcuno che la spiega come la spiego io. Con questo non voglio annullare il fatto che io ho ricevuto delle rivelazioni direttamente da Dio, ma questo non annulla che altre cose, certamente io non sono cresciuto come molti di loro, che non hanno avuto un pastore, che non hanno avuto niente, che non hanno avuto una chiesa intesa come corpo di Cristo. Io ho avuto due pastori nella vita, il primo da bambino, quando sono stato all'estero, sono stato in missione a 15 anni in Amazzonia, il mio pastore, vi do nome e cognome, si chiamava Saverio Alessandrini. Adesso riposa in pace, l'anima e lo spirito suo stanno su nel cielo, il suo corpo riposa in pace qui sulla terra in attesa della risurrezione. Il secondo pastore che ho avuto si chiamava Ezio Evangelisti, che anche lui, l'anima e lo spirito suo stanno su nel cielo, sta saltando e godendo la gloria di Dio, e il suo corpo si sta riposando qui sulla terra in attesa del rapimento della Chiesa, della resurrezione dei morti. Quindi io ho avuto dei pastori che mi hanno insegnato, e ancora oggi imparo dagli altri, e molte cose me le hanno insegnate, ma altre cose no, ma è normale questo. Ma io prima di mettermi a fare copia e incolla, prima di mettermi a fare, lo ripeto per la seconda volta, copia e incolla, io verifico intanto se una cosa è scritta, secondo poi studio anche tutto quanto il resto, nel mio piccolo, non è che studio molto, io studio poco, l'ho sempre detto, però quel poco va avanti. Quindi l'incoerenza del movimento post-tribolazionista
è che alcuni, non tutti, ma alcuni di loro dicono: io non ascolto nessuno, e poi dopo si mettono a predicare e a insegnare. Allora, perché tu dici che non ascolti nessuno, però gli altri devono ascoltare te? Poi dopo, quando io gli ho tirato fuori questa cosa, adesso non la usano più, ma ormai questa frase, ma adesso è troppo tardi per loro, non possono più ritrattare, no? Ormai si sono troppo infangati, hanno mostrato troppo odio anche nei miei confronti, perché prima io ero il fratello più caro del mondo e predicavo tutto quello che predico oggi. All'improvviso, senza aver cambiato nulla di quello che predicavo anni fa, io sono onorato, vengo attaccato come il più grande eretico del mondo, apostate e quant'altro. Ecco qui che l'odio di queste persone, no, esce proprio fuori, dai loro frutti li riconoscerete. Terza domanda, terzo quesito: tu che dici che non c'è rapimento nella storia, non c'è rapimento nella storia pretribolazionista, hai controllato tutti quanti i documenti per poter dire non si conosce? Se così fosse, non deve uscire neppur un solo documento. In caso contrario, tu sarai un bugiardo. Quarto quesito è come il discorso dell'antitrinitarismo verso il trinitarismo. Pensare che l'antitrinitarismo nasca ai nostri giorni, anche se nel passato, storicamente parlando, ce n'è stato poco, nel senso che comparato come oggi, che è una cosa molto, molto globale, molto diffusa, anticamente, a parte l'arianesimo, ma l'antitrinitarismo come un movimento mondiale come è presente oggi, nel passato, presente come c'è oggi, storicamente, non c'è stato. Per sentito dire, non ho verificato, quindi prendetelo con le pinze, per sentito dire non ho le fonti storiche, però per sentito dire da alcuni studiosi, persino molti antitrinitari, pur essendo antitrinitari, battezzavano nel nome della Trinità. Però qui non ho le fonti, quello che è, devo dirlo. Quindi pensare che il rapimento della Chiesa, storicamente parlando, pretribolazionista, nasce circa 5 secoli fa e che prima non c'era traccia, è da una persona completamente irrazionale. Cioè, pensare che in 1500 anni non c'è mai stata una persona che credesse che la Chiesa non sarebbe passata per la grande tribolazione, credere a questo è veramente sinonimo di una persona senza cervello. Insomma, stiamo vedendo che queste persone che vogliono portare questo insegnamento si ritrovano allo stesso piano dei cattolici e degli antitrinitari, perché il cattolicesimo vuol presentare la sua veridicità basandosi non sulla parola di Dio, ma sulla storia. Gli antitrinitari, idem, con patate, concedetemi questa battuta, perché loro vogliono presentare il battesimo nel nome di Gesù come un qualcosa di storico, e che il battesimo nel nome della Trinità nella storia, secondo loro, non sarebbe mai esistito. Poi vi leggerò la Didache, non oggi, farò un video a proposito di conoscere un pochino la storia. Quando tra il 100 e il 120, 130 dopo Cristo abbiamo la Didache, che parla di battezzare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e troppi altri ce ne sono. Quindi pretendere di dimostrare una attendibilità biblica scartando la Bibbia e andando nella storia è veramente da persone senza cervello. Sono infatti poi un abisso ne chiama un altro. Molte di queste persone, non tutte, ma molte di queste persone sono talmente volpi, proprio intelligenti, no? A Roma si dice sei una volpe, cioè per quanto sei furbo,
ma qui lo dico in modo ironico, sono talmente volponi, che ti dicono, mostrami nella Bibbia dove sta scritto che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Vedete quanto sono volpi, quanto sono intelligenti? Cioè loro non si rendono conto che con questa frase si danno la zappa sui piedi, perché come non c'è scritto nero su bianco la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, non viene neanche scritto il contrario, cioè che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Ecco perché poi io li prendo in giro e gli dico e gli rispondo, guarda, sta scritto. Hai visto dove sta scritto che la Chiesa passerà per la grande tribolazione? Sta scritto subito dopo. Cioè gli do questa battuta, ammesso e concesso l'abbiano capita. Perché questo video, fratello Alessio? Questo video è molto importante perché, primis, non è dedicato a loro, perché con loro non c'è niente da fare, è dedicato a noi, e l'ignoranza io la combatto, nel senso che a me non piace un credente che sia un propagatore dell'ignoranza, così come non sono uno che la cultura è tutto, la cultura è fondamento, no, però Dio non ci ha chiamato a essere ignoranti, a non studiare, chi vuole prendere una laurea anche in scienze, diciamo, secolari, vedi la medicina, vedi la giurisprudenza, quello che te pare, non lo faccia. Al contrario, studiare è buono, informarsi è buono, apprendere è buono. Poi se uno non vuole farlo, è giusto così ed è lecito. Però portare l'ignoranza come prerogativa di o sinonimo di spiritualità, questo è falso. Quindi conoscere un pochino la storia e conoscere tutti questi meccanismi che si trovano nel mondo, ma qui in Italia c'è molto ovattamento, soprattutto in alcuni mondi, che si pensa che tutto gira intorno a una piccola bolla di sapone, quando fuori c'è il vero mondo, perché qui in Italia gli evangelici siamo circa 1 milione, di questo milione 15 anni fa la metà erano assemblee di Dio in Italia e l'altra metà erano nonadi. A distanza di 20 anni sono quasi tutti nonadi, perché le adi non so se arrivano addirittura attualmente a 200.000 attualmente, i numeri proprio esatti non ce li ho, però più o meno. Quindi di tutti questi evangelici adi, non adi, quello che te pare, non è questo, però vi dico queste cose perché questo canale porta insegnamento. Quindi conoscere queste cose, soprattutto nel nostro mondo italiano, ci fa bene per capire quello che succede di fuori con 1 milione, anzi con 1 milione di evangelici, 200.000 protestanti, e se, di cui 700.000 sono di questo miliardo di evangelici, 700.000 sono pentecostali, e poi ci abbiamo 1,2 miliardi di cattolici, che però sono cattolici perché gli hanno buttato un po' d'acqua quando sono nati, ma quelli che veramente seguono il cattolicesimo e vanno in chiesa sono la metà, 600 milioni. Quindi conoscere quello, cioè, quindi 1 milione di pentecostali italiani, fuori intorno di noi ci sono 700 milioni. O 699 milioni di pentecostali. Vogliamo vedere un po' quello che sta succedendo fuori? Il mondo non gira intorno di noi. Questo è molto importante. Apri gli occhi, perché ci fa bene. Noi, il corpo è di Cristo. E è vero che la maggior parte non è chiesa, dice l'Evangelo di Gesù Cristo, che la gregge è piccola e molti sono i chiamati, ma vogliamo vedere quello che sta succedendo intorno di noi. Ok. Quindi conoscere un pochino di storia ci fa solo che bene. Vedete, io mi sto dilungando molto, ma mi prenderò il mio tempo. Chi vuole studiare segue, chi non vuole studiare si metterà a fare qualcos'altro. Non c'è obbligo qua, non sto in chiesa che mi devo sbrigare e che devo predicare in 20 minuti. Giustamente, qui è un altro mondo, è un altro campo.
Quando vai all'università, al professore non gli dici: oh, la lezione dura un'ora e mezza, ma tu vedi di farla in 20 minuti, perché sennò te bocciano. Detto questo, allora, noi abbiamo fatto questo scritto dove a un certo punto abbiamo mostrato, ok, questi personaggi, eccolo qua, che a un certo punto, ok, John Bray, questo qui, ha parlato del rapimento nell'epoca sua, poi Morgan nel 1700, pure lui ha parlato, John Gill ha parlato pure lui nel 1700, Joseph Smith ha parlato nel 1500 e poi risaliamo a Efraim il Siro nel 373 e Vittorino di Petovio nel 250 al 304. Questi hanno portato, uno di questi due, io ho portato i suoi scritti e li ho letti appunto nel video che vi ho fatto, mi ricordo se in questo o in quest'altro o in un altro video, e ho letto gli scritti, mentre invece dell'altro non sono più riuscito a trovarlo, anche se io lessi proprio gli originali scritto, e comunque la cosa fu resa pubblica da una università, da alcuni dottori, e quindi anche se non sono stati trovati gli scritti, comunque sono notizie riportate da università e quant'altro, quindi è assodato che questi scritti esistono. Per quanto riguarda uno di questi due personaggi, mi fu contestato che questo personaggio in altri scritti invece negò il rapimento pretribolazionista. E torniamo di nuovo all'ignoranza. L'ignoranza è una cosa bruttissima. Allora, per esempio, quando tu studi Agostino, no? Vedete quanto, scusate, io lo devo ripetere, quanto è brutta l'ignoranza. In spagnolo c'è un detto che dice quanto segue: la ignorancia es atrevida. È proprio vero, è proprio vero. Allora, io sto improvvisando, io improvviso tutto, tranne quelle quattro cose che mi scrivo per seguire il coso, ma è tutto improvvisato. Sant'Agostino, detto santo, famo finta che sia santo, Sant'Agostino. Allora, Sant'Agostino nasce, per chi non lo sa, io li ho controllati i suoi scritti, quasi tutti sono 103, 104, li ho controllati tutti, quindi mi sono informato, studiato, non è che l'ho letti tutti, però l'ho visionati tutti, velocemente, perché stavo facendo delle ricerche e quant'altro. Quindi parlo non per sentito dire, non per copia e incolla. Allora, fai quello che ho fatto io, scaricati, vedete tutti quanti i cosi scritti di Agostino e poi parli. Sono stati tradotti qui in Italia da un team di esperti cattolici ed è una delle traduzioni, non so se sia la prima al mondo, credo. Correggetemi se sbaglio, che vado tutta a memoria, tutto improvvisato. E Agostino, quando nasce, diciamo in questo mondo cristiano, quando nasce, lui non nasce predestinazionalista. Lui non era per la predestinazione, no, lui era per il, come dire, il che tutti sono salvi e che non c'è un gruppo di predestinati. Poi, strada facendo, lui a un certo punto, sapete tutti quanti la storia, trova quel prete lì de Milano, entra di più a pieno nella filosofia, a questa reminiscenza manichea che gli stava alle costole, fasto minestrone, comincia ad andare fuori di capoccia, manda i bambini all'inferno, manda i feti all'inferno, ma andranno all'inferno per essere battuti, i feti non predestinati, ma saranno battuti meno degli altri, insomma, va fuori di capoccia e diventa, abbraccia la predestinazione. Quindi voi vedete che nella storia i personaggi spesso presentano una dinamicità anche molto accentuata, e
Certamente questo non significa che il fatto che a un certo punto cambiano posizione, che in precedenza questa posizione contraria non esisteva. Quindi qualora anche, non mi ricordo se era Efrem il Sirio o Vittorino Di Petovio, uno dei due avesse cambiato, credo sia questo, Efrem il Sirio avesse cambiato idea, ciò non significa che prima o dopo avrà avuto o aveva o possedeva una idea diversa. Vedete dove non arrivano? Oltre che è molto triste volersi basare sulla storia per provare una situazione biblica, perché io torno a ripetere la battuta, ora stiamo in storia, ci sta, ma io vi voglio dire una cosa, che facciamo finta che oggi è 30 settembre 2020, che questa mattina alle 7:20 avessimo scoperto per la prima volta dopo 2000 anni che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione nella Bibbia, e che in questi 2000 anni non l'avevamo mai scoperto, beh, dal momento in cui è biblico, ben venga. Cioè non è che se una cosa non si trova nella storia, questo significa che non c'è nella parola di Dio, e così via discorrendo. Quindi alla fine quello che canta, come si dice in verbo, è la carta, quello che è scritto, quindi carta, verbo volant, quindi quello che è scritto nella parola di Dio, quello vale. Quello che poi non è scritto nella parola di Dio, sia che questo si trovi nella storia o che sia assente, nulla osta a qualificare o non qualificare dal momento in cui che quello che conta è ciò che è scritto, e così via discorrendo. Benissimo, allora tutto questo vado a chiudere, perché siccome io non sono uno che insegna io non ascolto nessuno, perché non è biblico dire questo. Chi dice questo, e ormai anche se lo nega, ormai è troppo tardi. Intanto va contro la ratio, perché non si può dire io non ascolto nessuno e poi tu te metti a parlare, punto numero uno. Punto numero due, vai contro la stessa parola di Dio. La parola di Dio ha istituito 5 ministeri, pastori, evangelisti, dottori, apostoli e quant'altro, profeti. Ha istituito questi. E tu che fai? Non ascolti nessuno. Edificatevi quando vi riunite, è scritto in 1 Corinti 14, 29, quando vi riunite, chi con salmo, chi con dottrina, chi con quello che te pare, edificatevi gli uni gli altri. E così via discorrendo. Quindi proprio la Bibbia ci insegna questo, che ci sono anziani ministeriati o non ministeriati e quant'altro, che sono stati istituiti per l'edificazione e l'avanzamento della Chiesa di Gesù Cristo, e tu ti metti a dire, io non ascolto nessuno, e non mi venire con la storia che non c'è più nessuno, perché se non ci fosse più nessuno, Dio avrebbe naufragato, e questa è una bestemmia, anche se la gregge è piccola, ed è piccola, ma ci sarà qualcuno che secondo te non dice eresie, no? Come io che fino a 2 giorni fa ero l'uomo più santo del mondo, improvvisamente divento l'uomo più empio del mondo predicando sempre le stesse cose, ma come mai questo cambiamento? Allora ben vengano quelli che dal primo giorno mi hanno sempre attaccato, ma se no non c'è logica in questo, anzi c'è peccato, c'è odio, c'è invidia, ecco che cos'è l'invidia, brutta cosa l'invidia, gelosia, orgoglio, odio, rabbia. Va bene, allora stavo io invece che imparo dagli altri. Io non solo insegno, vengo insegnato. Imparo. Io seguo persone che ne sanno un miliardo di volte più di me. E qualche volta magari gli scrivo pure, gli faccio qualche domanda. Senti un po', caro fratello, ma che mi dici de sta cosa qua? A volte qualcuno mi risponde pure e mi insegna delle cose. E io lo ringrazio e benedico Dio per questo,
E allora stavo ascoltando per caso un pastore, mai visto e conosciuto prima, un pastore giovane, lo sentivo parlare e fra l'altro mentre parlava mi piace questo come parla. Non è facile trovare qualcuno che ti piace, ci sono, però la maggior parte spesso non... c'è qualcosa che non mi quadra. Però ci sono alcuni che proprio ti piace tanto perché vedi che sono genuini, cioè lo spirito, capito, avverto. E questo mi piace, come parla. E quindi normalmente poi, specialmente se sono lunghi, cosa, a meno che non sono quelli proprio che seguo io, come vedo video lunghi, prendo e taglio. Tranne quelli che seguo io, quelli possono durare pure, tipo ieri sera me ne so visto uno dei 2 ore e 45, ma tranquillo, cioè... Cioè, è fatica, devi investire nella preghiera, amico, devi investire nella lettura, devi investire nello studio, devi investire nell'ascoltare quelli che tu reputi giusti, quelli che ti piacciono, quelli che ti sono simpatici, ma magari qualcuno è bravo, però ti sta antipatico. E pazienza, oppure magari uno ti piace tanto, però io, questo capita a me, non riesco ad ascoltarlo perché l'audio, quando l'audio è esageratamente compromesso, io prendo e chiudo. Ognuno c'ha il suo carattere. E quindi stavo ascoltando questo pastore e a un certo punto questo pastore mi insegna, vedi? E io lo dico pubblicamente perché è un onore per me imparare dal corpo di Cristo. Io non sono un orgoglioso che non imparo da nessuno e non ascolto nessuno. Ahi, dell'orgoglio! E lo dico pubblicamente, ho sentito un insegnamento che io non conoscevo e dico, mamma mia, vedi questo che mi ha insegnato. E stava parlando appunto del rapimento nella storia pretribolazionista, dicendo insomma che si trova nella storia, poi adesso l'ho condita con tutto questo ragionamento perché io punto molto alla ratio, ecco qui, che ci metto sempre del mio, il 99% poi è roba che mi viene dal cuore, però l'insegnamento, l'oggetto preciso del presente video è questo. A un certo punto se ne esce fuori con un nome dicendo, scusa, ma nella storia troviamo, tra i vari nomi che tutti conoscevamo, troviamo un nome di un padre della Chiesa, cosiddetti padri della Chiesa, così si chiamano, abbiate pazienza, poi magari saranno stati empi, quello che te pare, ma nella storia si chiamano così, padre con la P minuscola, i cosiddetti padri della Chiesa, che ha scritto sul rapimento pretribolazionista, e mi fa il nome, Ireneo, e mi legge il passo. Ecco, io poi quando fanno così, che non ti fanno vedere il documento, io normalmente dico, aspetta, ma dove sta scritto? Perché prima di dire qualche cosa, e quindi che cosa ho fatto io? Ho detto, vabbè, mo, se trovo il documento lo porto, se non trovo il documento non lo porto. Sono andato a cercare il documento di Ireneo, per vedere se riuscivo a trovarlo in inglese, anche in francese, magari lo traduci con Google, come lo trovi, fammi vedere se trovo sto documento, e l'ho trovato. E allora non riuscivo, perché è lungo, è lunghissimo, non riuscivo a trovarlo, insomma, investiga, finché non l'ho trovato. Allora è vero. Allora, vi voglio parlare un pochino di Ireneo. Chi era Ireneo? Allora, Ireneo è stato il discepolo di Policarpo. Questi nomi li dovete conoscere, Ireneo, Policarpo. E Policarpo è stato tradizionalmente il discepolo di Giovanni l'Apostolo. Quindi siamo dal periodo che va dal 130 al 202 dopo Cristo. Quindi, ragazzi miei, stiamo parlando primo e secondo secolo. Quindi, il discepolo di Giovanni l'Apostolo, Policarpo, aveva un suo discepolo che si chiamava Ireneo. Questo Ireneo ebbe a parlare del rapimento della Chiesa
e ebbe a collocare il rapimento della Chiesa prima della grande tribolazione. Adesso vi leggerò il manoscritto. Ebbe a collocarlo prima del giorno del Signore, prima della grande tribolazione, prima del grande travaglio che dovrà avvenire su tutta quanta la terra. Molto, molto, molto interessante. Quindi, prima di dire che non c'è nessuno scritto che possa provare storicamente che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, bisogna aver visionato tutti quanti gli scritti, quello che ho sempre detto io, perché poi all'improvviso può cicciar fuori uno scritto che dica il contrario, oltre che è assurdo pensare che nella storia non sia mai esistita una popolazione che avrebbe pensato questo. Una volta un trinitario mi disse no, perché l'antitrinitarismo non c'era nel principio. No, come non c'era? Gli ho fatto un nome, Marcione, gnostico Marcione, quindi c'è sempre stato, non come oggi, ma c'è sempre stato, ma non era come oggi, a parte l'arianesimo, non era un qualcosa di preoccupante nei secoli come oggi è preoccupante l'antitrinitarismo, ma certo siamo a un batter d'occhio dal rapimento della Chiesa, è normale che sia preoccupante. Quindi, siccome la parola di Dio ci proibisce di dire la menzogna, voi sapete che è scritto in Apocalisse che chi dice la menzogna non erederà il regno di Dio. Se una persona ha pubblicato un video dove viene detto che nella storia non ci sarebbe nessuno scritto, se esce fuori poi uno scritto, chi ha detto quello in teoria dovrebbe togliere il video, fare un altro video e rettificare e dire: ahimè, ho detto una fesseria, sono stato irrazionale, infatti, perché come potevo parlare se prima non visionavo tutti quanti gli scritti, e quindi rettifico. Se non si fa questo, si passa dalla parte dei bugiardi e si entra in quel verso di condanna dove leggiamo in Apocalisse che i bugiardi non erederanno il regno di Dio. Questa è la teoria. Ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma dai loro frutti poi li riconoscerete. E allora noi andiamo a prendere un attimino questo scritto. Allora, questo è il PDF che si chiama Contra gli eretici. Questo scritto è famoso, questo lo conoscevo già, il titolo, non l'avevo mai letto tutto, però non avendo letto tutto non sapevo che c'era scritto quello che c'è scritto, quello che leggeremo adesso, perché io non ho studi in merito all'epoca patristica, ho una conoscenza sommaria come ce l'abbiamo tutti, no? Conosco quelle poche cose importanti, imprescindibili, fondamentali e quant'altro, ma poi nello specifico non è che mi sono letto centinaia di iscritti come si sono letti quelli che sono addentrati in queste materie. Quindi Ireneo di Lyon. Allora, Ireneo di Lyon, qui c'è la presentazione, questo è il testo. L'ho trovato in spagnolo, gloria a Dio per questo, sono 327 pagine. Allora, io devo andare alla pagina 306. Ovviamente me lo sono scritto, no? Qualcuno un giorno ha dato la battuta, si scrive le pagine. E certo che mi scrivo le pagine, ma è normale. Mica me posso ricordare tutta a memoria. Perché se scrivo una cosa non è lecita, E se non la scrivo lecita, cioè, ma che stai a dire? Oppure se mi segno un verso biblico per ricordarmelo, c'ho la guida di Dio, non ho la guida di Dio, se non lo segno c'ho la guida di Dio. No, questa è la mentalità, Anche dentro il seno della Chiesa c'è questa mentalità, ma questa è un'altra storia. Allora, nella pagina 306 però, io devo andare al 3.5. Allora, eccolo qua. Allora, vogliamo leggerlo. Allora, intanto vado un po' a correre. In los libros anteriores expusimos. Aspetta, che se no poi dopo ho paura che non si vede. Ok. Ok, abbiate pazienza che non si vede un granché bene perché non sto lavorando a piena risoluzione.
perché ho dei problemi con la scheda video, quindi ho abbassato la risoluzione a 1080, e in più questo non è per 1080, quindi l'ho un po' abbassata la risoluzione. Abbiate pazienza, poi come posso, a fine mese risolveremo il problema. En los libros anteriores expusimos los motivos por los cuales Dios ha permitido que sucedan estas cosas y mostramos cómo todos los hechos de esta naturaleza han acaecido para la salvación del hombre, porque le hacen madurar para la inmortalidad en todo aquello que cae bajo el poder de su libertad. Insomma, sta parlando degli scritti che ha fatto in precedenza, come hanno contribuito a questa conoscenza. Vabbè, ma ancora non ci interessa quello che stiamo esponendo. Y lo preparan para que sea más capaz de someterse a Dios. Insomma, tutto questo poi contribuisce alla preparazione affinché possano essere più sottomessi a Dio para siempre, per sempre. Por esta razón, la creación está sometida a los seres humanos. Infatti la creazione, vabbè, è sottomessa agli esseri umani. En efecto, el hombre no fue hecho para ella, quindi l'uomo non è stato fatto per la creazione, sino para el hombre. Quindi è la creazione che è stata fatta per l'uomo. Infatti l'uomo corona tutto, in questo ha perfettamente ragione. Con justa causa la escritura juzgó aún a los paganos que se negaron a levantar sus ojos al cielo para dar gracias a su creador y contemplar la luz de la verdad, sino que como ratones ciegos se escondieron en lo profundo de su falta de sabiduría, como gotas de agua en un balde de granos de polvo en la balanza y como nada. Isaías 40, 15, 17. Más son de utilidad para los justos, así como caña es útil para che il grano cresca e la paja sirve para quemarse. Quindi qua porta appunto questo esempio che sono di utilità per i giusti, così come la canna è utile perché il grano possa crescere e la paglia serve per essere bruciata e con il fuoco fondir l'oro e con il fuoco fondere l'oro. E por eso e per questo. E por eso e per questo. E por eso, quindi per questo esempio qua, del fuoco che brucerà e tutto quanto, dei giusti, gli ingiusti, eccetera, eccetera. E por eso, e per questo, quando, al final de los siglos, alla fine dei secoli, la iglesia se levante, la chiesa si alzi, avrà tribulación come non ha avuto desde il principio, ni la avrà. E ci sarà, dopo, quando la Chiesa sarà alzata, al final de los siglos, quando al final de los siglos, quando alla fine dei secoli, la Chiesa sia alzata, levantata, alzata, se levante, avrà, allora ci sarà una tribolazione, avrà una tribolazione come non l'ha visto desde il principio, ni l'avrà, come non c'è stata mai dal principio, né ci sarà. E poi dice Matteo 24, 21. Matteo 24, 21. Perciò che allora vi sarà grande afflizione, qual non fu già mai dal principio del mondo fino ad ora, e anche già mai più vi sarà. Quindi ti cita proprio questo. Quando questo? Quando alla fine dei secoli la Iglesia se levante, la Iglesia, la Chiesa sarà alzata, ovvero sarà tolta. Pues en los últimos tiempos, infatti negli ultimi tempi, los justos deberán luchar, negli ultimi tempi giusti dovranno lottare, y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. Perché allora i giusti, i giusti che resteranno qua, quelli che si convertiranno qua, questo poi lo dice nel contesto, devi leggere tutto quanto, i giusti che resteranno qua, quelli che si convertiranno, cominciando dai 144.000, allora questi dovranno lottare, dovranno lottare, cioè lasciare la pelle, e chi vincerà riceverà l'incorruzione come corona, la corona, insomma, l'incorruzione come corona. Infatti, uno
la Chiesa sarà tolta, uno dei motivi che i post-tribolazionisti utilizzano per attaccare, diciamo, la dottrina biblica pre-tribolazionista è la falsa ipotesi, l'illusione che praticamente da quando il mondo è mondo la Chiesa è sempre stata perseguitata e non è mai stata risparmiata da questo. Io ho fatto notare, grazie alla logica, alla ratio, che questo è falso per tanti motivi. Il motivo principale ce l'abbiamo davanti a noi. Per centinaia di anni la Chiesa in molte parti del mondo, la maggior parte del mondo, non è stata perseguitata. Miliardi di cristiani nei secoli hanno avuto una vita tranquilla, senza passare per torture, per persecuzioni, per esempio tutti i nostri avi, no? Sì, che sono morti gente che è morta, noi qui in Italia, in Francia, in Europa, in Sud America, che sono vissuti tranquillamente senza essere perseguitati per la fede o quant'altro. Certamente tutti abbiamo le nostre persecuzioni dentro la famiglia, nel lavoro e quant'altro, ma qui si parla di essere perseguitati con il taglio della spada, con la tortura e quant'altro. Inoltre, un conto è la grande tribolazione che deve venire su tutta quanta la terra, un altro conto è la tribolazione che c'è stata in questo mondo, e come è scritto in Matteo capitolo 10, che quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi, tradotto, il Signore non avrebbe mai permesso che anche nelle persecuzioni più difficili e atroci non ci sarebbe stato un luogo dove rifugiarci. Infatti, quando l'Europa fu incendiata dal papato per la persecuzione, sia da parte del cattolicesimo e sia da parte dei protestanti, quelli che fuggivano, perché perseguitati da queste due entità, a un certo punto Dio ha aperto la porta della grazia attraverso le Americhe. Nel 1492, che è il 24 ottobre, mi pare, Cristoforo Colombo, con la Niña, la Pinta e la Santa Maria, guarda caso tre, scopre le Americhe, e quindi da lì appunto la gente trova uno spiraglio di luce per poter fuggire e riniziare una nuova vita, dove appunto è iniziata una nuova vita un po' nel Nord America, un po' nel centro, un po' nel Sud America, dove appunto hanno potuto vivere la loro fede senza persecuzioni e quant'altro. Quindi tutto questo. Inoltre, se per quanto riguarda Matteo 10, che quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra, contrasta pienamente con Apocalisse capitolo 13, che Apocalisse capitolo 13 dice che non ci sarà un luogo dove fuggire. Inoltre contrasta anche con il resto della dottrina biblica, ovvero la Bibbia non dice mai che tutto il mondo, tutte le chiese sarebbero sempre state perseguitate nel senso di sterminio totale della Chiesa. Anzi, dice l'esatto opposto, dice l'esatto opposto, che va a contrastare questa dottrina. Infatti, se io vado in Apocalisse 9, nel verso... No, Apocalisse 9, Apocalisse 3. Il Signore dice: perciò che tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo. Vedete? Io ti guarderò dall'ora della tentazione, altrove dirà dall'ora della prova,
oppure del cemento. Dio, noi sappiamo che non tenta nessuno. Quindi Dio stesso dice che molte persone, molte chiese non le fa passare per questa tribolazione. E quindi non è vero che tutti dobbiamo essere tribolati, ma l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa alla Chiesa universale in Prima Timoteo capitolo 2, dice nel verso 1 Timoteo 2. Allora, io esorto dunque, innanzi ad ogni cosa, che si facciano preghiere, orazioni, richieste, ringraziamenti per tutti gli uomini. Poi dice, per i re, cioè i re sono quelli che governano le nazioni, capito? Per tutti quelli che sono in dignità, quindi, capito? Quindi dobbiamo pregare per costoro. Perché dobbiamo pregare per costoro? Perché così possiamo essere perseguitati e dargli ragione a quelli che credono che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e che quindi tutti devono, perché tutti i cristiani sono sempre stati perseguitati, martoriati, uccisi, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è vero, perché Paolo dice pregate invece per chi sta in autorità a ciò che possiamo menare una tranquilla e quieta vita. Tutto l'opposto. La grande, che poi le persecuzioni e le tribolazioni che ci sono state nel mondo, e possiamo chiamarle anche grandi tribolazioni, non sono state a livello mondiale. C'è sempre stato un luogo per fuggire, dove alcuni sono riusciti a fuggire, altri no, per adempiere quello che è scritto in Matteo 10. Matteo 10. Matteo 10, non mi ricordo il verso, ok, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi per adempiere quello che è scritto in Matteo 10, che quando ci avrebbero perseguitato in una città, ci sarebbe sempre stata un'altra città dove fuggire, ecco qui, cosa che invece nella grande tribolazione questo non ci sarà. Non ci sarà. Tant'è che la domanda del milione è, ma quando il Signore Gesù tornerà per la seconda volta? Ma ci sarà? Troverà qualcuno con la fede? E così via discorrendo, perché lo stesso suo popolo in Zaccaria 13 non lo conosceva, ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi questo è stato il video, è stato un video dove abbiamo portato delle delucidazioni per quanto riguarda la ratio, il raziocinio, il buon senso, per quanto riguarda quello che succede un po' nel mondo, per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda insomma i motivi perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, sono 1 miliardo, troppi video abbiamo fatto, non è che poi li ripetiamo perché stanno lì e parlano da sé. Quindi soprattutto questo video è indirizzato a quelli della Chiesa. Per quanto riguarda i post-tribolazionisti, ormai io non credo che qualcuno si converta mai alla verità, e così come ho scarse speranze che qualcuno possa togliere quei video di disinformazione e di menzogna dove viene insegnato che nella storia non ci sarebbe stato nessun rapimento pretribolazionista. Però mai dire mai, però se lo fanno, voglio dire, buon per loro che non passano, si tolgono dalla parte di chi racconta la menzogna e così possano magari
entrare nel regno dei cieli perché magari il Signore ha pietà di loro. Conosce la loro buona fede e Dio sarà quello che giudicherà i cuori. Una cosa è certa, i predicatori post-tribolazionisti nel mondo, parlo nel mondo, come maggior parte di loro posseggono, hanno un comportamento e dei frutti che si evince da questi frutti che non sono cristiani e quindi non sono salvati. Lo sappiamo dai frutti. Ma certamente una piccola parte, pur abbracciando questa dottrina satanica, ma loro non lo sanno, stanno in buona fede. Dio saprà come fare con loro. Dio, immagino, avrà pietà di loro, immagino. Quello è quello che penso. E Dio saprà come fare con ognuno di loro. Una cosa è certa, non possiamo portare avanti la menzogna. Quindi ciascuno prenda la propria decisione sul da farsi e attenzione a quello che si dice, tanto più in internet, al grande pubblico, perché per una sola anima scandalizzata dovremmo rendere conto al Signore e scandalizzare uno di questi piccoli sarebbe meglio per lui legarsi una macina da mulino al collo e gettarsi al mare, macina da mulino che pesava 700 kg. Chi ha orecchie da udire, oda. Questo è stato il video. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Gesù viene, Gesù sta per rapire la sua chiesa. Gioisci, sorridi, sorridi che Gesù ti ama, dicevano gli antichi. E prepariamoci. I segni sono tanti. C'è la profezia del fico. Ci sono oltre 120 segni. Dove stanno? Vedete? Oltre 120 segni. 124. Vedete? Guardate quanti segni. Da quando Israele, gli ebrei sono tornati in Israele, dal 1948 si sono compiuti tutti questi segni. E ci sono persone, pseudo predicatori, amanti della decima e del denaro, che vanno insegnando che il Covid-19 non è un segno, quando lo stesso mondo sta dicendo che mai l'umanità ha conosciuto un periodo come questo, dove per una piaga il mondo è stato paralizzato tutto quanto. E come dice Osagio Leamos, Abdia Gionamichia, Naum, Abacus, Sofonia, Ageo, Ageo capitolo 3, dovrebbe essere Ageo capitolo 3 verso... Osè Gioeleamo, Sabdia Gioeleamo, Naum, Abacuc, Sofonia. No, lo trovo. Mamma mia. Allora, non trovo niente. No, trovo. D'altronde, ragazzi, io improvviso le cose, abbiate pazienza. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Allora, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Naum, Sofonia. Ageo. Zaccaria non è. Sofonia. E Abacuc. Ah, ma Abacuc si scrive con Abacuc 3. Davanti a lui cammina la pestilenza.
ok? Praticamente qui dice che davanti al Signore, ok? Cammina la pestilenza. E qui dice, e la terra fu ripiena della sua lode, il Dio venne già in Teman, il santo dal monte di Param, la sua gloria coperse i cieli, la terra fu ripiena della sua lode. Quando sarà ripiena di lode la terra? In 6.000 anni non è mai stata ripiena di lode, nel millennio. Nel millennio la terra sarà ripiena della sua lode. Egli aveva intorno a sé uno splendore simile al sole, i raggi dei suoi lati, e qui vi era il nascondimento della sua gloria. Davanti a lui, prima del millennio, c'è la grande tribolazione, e davanti a lui, prima di lui, viene la pestilenza. Il Covid-19 è il segno dei segni, per quanto riguarda la pestilenza, che mai c'è stato un segno come questo, tanto più che il vaccino si chiama 060606 e vi abbiamo fatto vedere i video. Attenzione a quei pastori che vanno predicando, che si trovano anche ai vertici della grande organizzazione Santa Santissima e che dicono che io mi mandano gli audio, li sento, in più alcuni stanno anche in internet, che vanno dicendo che questo Covid-19 non è un segno dei segni, e come dirà Pietro, che verranno negli ultimi giorni dei schernitori che diranno dov'è la promessa, perché dai giorni in cui Noè, eccetera, 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 le cose sono sempre andate uguali. Bugia del diavolo, le cose non sono mai andate uguali, cominciando dal diluvio, le cose non sono mai andate uguali. Attenzione, attenzione, oggi è il giorno del rapimento della Chiesa. Ahi dei codardi che hanno paura di dire la verità, che hanno paura di mostrare la faccia, che hanno paura di denunciare il peccato, il male, l'apostasia. Gesù non aveva paura di chiamare razza di vipere in faccia a tutti, davanti a tutti, facendo nomi e cognomi, perché quando prendi una persona pubblicamente davanti a tutti stai facendo il nome e il cognome, come che non lo stai facendo? Un Giovanni il Battista. E i profeti venivano uccisi per questo, per affrontare le persone, per affrontare le situazioni, per affrontare la verità. Ma costa. Ma ti diranno che parli male. Ti diranno che hai odio, ti diranno lascia stare, ci pensa il Signore, tranne che per i fatti tuoi personali, quando devi chiedere la decima non ci pensa il Signore, vero? Quando devi depredare le pecore non ci pensa il Signore, quando devi chiedere gli indindi che la decima non esiste come comandamento nel cristianesimo, eh? Poi mi danno addosso perché li chiamo capregnostiche, è la verità! Non è un parlare da cristiano, ma chi se ne importa? Quello che pensi tu. È come se non lo è un parlare da cristiano. È come se non lo è. E che sono tutti tenerini. Altro che come si va tenerini con l'apostasia. Come si è tenerini, poi se qualcuno ti tocca a te personalmente, che ti mette il ditino là, o la tua mogliettina, o il tuo maritino, o il tuo figliolino, o il tuo denaro, come schizzi, o tua madre, o tuo padre, o il cane, poi alcuni persino i cani, se gli tocchi il cane, come schizzano, come diventano violenti addirittura, ma l'apostasia ci pensa il Signore, fa male la verità. Questa è la situations. Vabbè, è una cifra che io sto parlando. Allora, fammi un po' andare a chiudere, dai. Allora, io vi ho portato l'insegnamento. L'insegnamento è questo. Insomma, fateci un po' quello che pensate sia opportuno. Io adesso lo modifico. Lo rendo pubblico perché è privato. Privato, privato, pubblico. E faccio salva ed è pubblico, va bene? Quindi voi andate nel canale,
Lo vedete, lo potete scaricare, ricaricare, modificare, me potete fare pure i video contro, chi mi è nemico, non c'è problema, scaricate i miei video e fatemi pure dire le cose che non ho mai detto, non vi preoccupate. 125 segni ne ho contati. Dal 1948 ad oggi. E questo è stato Ireneo di Lyon. Che ne pensate? Va bene? Interessante questo scritto. Contro gli eretici. Questo è il titolo. Questo è famosissimo, eh? Questo pure io che non ho fatto studi patristici lo conoscevo pure io, quindi è veramente di Ireneo di Lyon. Di Lyon. Ciao cari amici. Signore benedica, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà ci vediamo prossimamente, poi vi porterò la dita che, perché ve la porterò, lo spiegherò lì. E poi dovrò fare la seconda parte, vi ricordate sul fatto se donare tutto ai poveri è un comandamento di Dio, ovvero no, abbiamo fatto la prima parte, dobbiamo fare la seconda parte, più ci sono altri video in, come dire, in prenotazione, insomma. E niente.